Buonasera, metti Ferdinando e mi rivolgo al consigliere comunale, al collega Ferdinando Lato. Tu hai chiesto la solidarietà dell'opposizione, ma non per cattiveria, chi mi ha preceduto dell'opposizione non ha potuto contribuire al dibattito politico sull'omofobia, semplicemente perché di politico in quest'aula non c'è nulla. Non c'è nulla anche nella misura in cui mi sarei aspettato che il sindaco, prendendo la parola, quantomeno avesse minimamente accennato alla problematica per cui il mio collega di parte, di partito, del Partito Socialista Italiano, ha esposto un cappellaio. Nulla. Mi sarei aspettato in maniera eclatante da questo sindaco che si fosse dimesso dal suo intervento, perché allo Stato, tali colleghi consiglieri, caro Polo, nessuno ancora riesce a prendere atto tra di voi e nella testa di sindaco, non si produce Presidente, che se per esempio tutti voi e tutti noi ce ne andassimo sull'isola, nessuno se ne accorgerebbe, perché state impegnando i mesi concessi dai vostri elettori semplicemente a ricadere nella trappola della Penelope Ferrara, di questa sirena che vi richiama per incarichi, vi richiama per poltroncine. La dovete finire perché vi sveglierete a breve che quella gente vi avrà visto fare tutte queste schifezze e non vi voterà più. È inutile che qualcuno dai capelli bianchi vi dice no, ma quello il popolo quando mai si dimentica. Stai tranquillo, il popolo non è vero, non è vero. A parte che l'istruzione che mi è cresciuta ringraziando di altre caso, ma lo spettacolo che state dando è veramente peggiore del peggiore centro-sinistra che voi dite essere stato il disastro di questa città. Ma il sindaco poi si è lanciato una considerazione su quello, come l'ha chiamato con questo momento, relitto politico. Il relitto politico che sì, che secondo me non può essere neanche pronunciato da colpa del sindaco, mai si è lasciato andare a un qualunquismo che tu perdi il 2024 e passa mesi in questa città. Mai l'ha raggiunto. Oggi però il fenomeno va oltre. Dopo che hai più di 5 consiglieri di centrosinistra in quei parti, perché hai assaltato, stai cercando di entrare, tu parli di dialogo, ma invece no, stai cercando semplicemente di entrare nei banchi dell'opposizione a romperci, cercando di dialogare con una parte